Un maestro e un innovatore che insieme al fratello Vittorio ha diretto indimenticabili capolavori del cinema italiano, permeati di rara sensibilità estetica e da una forte tensione etica ancorata ai valori fondamentali dell'uomo. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto esprimere il suo cordoglio per la scomparsa di Paolo Taviani. E davvero Paolo Taviani insieme al fratello Vittorio, morto nel 2018, sono stati questo: due grandi registi del nostro cinema, due persone per bene, capaci di esprimere con i loro film valori forti, fortemente laici, antifascisti, ma capaci di arrivare con la loro poesia essenziale, fatta di gente umile, di piccole cose, al cuore del pubblico. Da San Michele aveva un gallo alla notte di San Lorenzo, gran premio speciale della giuria a Cannes nel 1982, da Caos a Padre Padrone, premiato sempre a Cannes, sino a Cesare deve morire, Orso d'oro a Berlino nel 2012 e l'ultimo film, L'onore a Dio, che Paolo aveva diretto da solo. Aspettano le cene di Pirandello. Il film è dedicato a suo fratello, comunque, no? Lei ancora dice noi, parlando del suo cinema, no? Sì, dico noi perché alla mia età, molto avanzata, sono fatto di me e di lui, anche se in questo film lui non c'è. Dico, però è chiaro che era dietro, soffiava dietro a me.